Benvenuti. Oggi vedremo la seconda puntata della serie dedicata a Parigi. Racconta i secoli del Medioevo, quando Parigi diventa la capitale del Regno di Francia, e poi l'inizio dell'età moderna, fino all'epoca del Re Sole. Nel Medioevo nascono a Parigi alcuni degli edifici che ancora oggi sono il simbolo di questa città, anche se poi nei secoli si sono molto trasformati. Il Louvre, Notre Dame, la Sorbona. Il Louvre, che nasce nel Medioevo non come museo, ma come castello. Era un castello costruito dal re ai margini della città per difenderla dalle invasioni e probabilmente anche per tenerla sotto controllo in caso di rivolta. Notre Dame, che contrariamente al Louvre, oggi la vediamo praticamente uguale a com'era nel Medioevo, tranne per tutte le statue di mostri e diavoli che oggi sono così popolari perché stanno su tutte le cartoline e che invece sono state aggiunte nell'Ottocento dal restauratore Viollet-le-Duc. La Sorbona, che sorge ancora oggi nel luogo preciso in cui nel 1200 il canonico Robert de Sorbonne fondò a sue spese un collegio per ospitare studenti poveri, fra i tanti che da tutta Europa venivano a Parigi per studiare teologia. Ma il documentario ci porta a spasso per la città anche alla ricerca di altri avanzi del Medioevo che altrimenti rischierebbero di sfuggire, come i resti delle mura medievali del re Filippo Augusto, nel quartiere di Saint-Paul, a est del centro. Raccontare il Medioevo non è mai facile per nessuno, fra luoghi comuni e leggende più o meno infondate, e ogni tanto ci scappa qualche errorino che fa saltare sulla poltrona lo specialista, anche se il pubblico naturalmente rischierebbe di non accorgersene. A un certo punto sentirete dire che nel 1346 il re di Francia Giovanni il Buono fu catturato in battaglia dagli inglesi e dovette pagare un colossale riscatto. Tutto vero, solo che accade nel 1356, 10 anni dopo. Sembra niente, ma ovviamente per lo specialista, e io di mestiere mi occupo di Medioevo, è invece una roba enorme. E io rimuginavo proprio su questa enormità e mi è tornato in mente un verso di Paul Verlaine, uno dei grandi poeti dell'Ottocento, dei poeti maledetti che hanno creato il mito di Parigi. E Verlaine pensava proprio al Medioevo. Diceva che noi a vivere in questo secolo, l'Ottocento, datemi piuttosto il Medioevo, enorme e delicato. Ecco, noi oggi cercheremo di riscoprire quello che fu, enorme o delicato che fosse, il Medioevo di Parigi. Buona visione. Nata tra le braccia della Senna, Parigi inizia a svilupparsi all'alba del secondo secolo. Questo piccolo borgo, divenuto capoluogo di regione, accederà al rango di capitale grazie agli scambi commerciali favoriti dalla presenza del fiume e alla smisurata ambizione dei suoi sovrani. Dopo essere sopravvissuta alle invasioni barbariche, la capitale di Clodoveo diventerà sede economica, politica e amministrativa del regno, sotto l'impulso di una nuova dinastia, i Capetingi. A partire dal XII secolo, con il regno di Filippo Augusto, i re di Francia conferiscono a Parigi il suo titolo nobiliare. Riorganizzata e resa più bella secondo i gusti dei monarchi, la città inizia la sua metamorfosi. Parigi si appresta a diventare una delle capitali più prestigiose d'Europa. We'll be right back.
Filippo Augusto è stato il primo re che ha fatto di Parigi una capitale. Di Clodoveo sappiamo poco, ma Filippo Augusto è stato il primo ad intuirne le potenzialità. Quando Filippo Augusto sale al trono nel 1180, Parigi conta poco più di 25.000 abitanti. È una cittadina dai paesaggi molto diversificati, nel cuore dell'Île de la Cité è densamente edificata. Sulla rive gauche, invece, dove si estendono numerosi campi, conserva tratti molto rurali, mentre la rive droite, più operosa, diviene il centro economico della città. La Parigi medievale è una città insalubre. La scarsa igiene provoca frequenti epidemie e l'aria è quasi irrespirabile. Un aneddoto racconta come Filippo Augusto, alla finestra del suo palazzo nell'Île de la Cité, si lamentasse dell'odore pestilenziale dell'aria. Quindi immaginiamo strade piene di bestiame, maiali, cani, insomma una sorta di fogna a cielo aperto. Parigi è un letamaio. Ma non c'è abbastanza denaro per realizzare i sogni di Filippo Augusto. Chi pagherà i colossali lavori di risanamento? Non è certo con questi mendicanti che risolleveremo Parigi. Ho un bel maialino da latte per voi, messere. E sentiamo, che tassa hai pagato per farlo entrare a Parigi? Un pedaggio più che sufficiente e appropriato, messere. Voi, vili sfruttatori, è ora di aprire le borse e pagare la pulizia della mia capitale. Filippo Augusto si occupa in primo luogo del cimitero degli innocenti, una fossa a cielo aperto dove i maiali si cibano dei cadaveri che dissotterrano. Il re fa erigere un muro di cinta intorno al più grande cimitero di Parigi dell'epoca, che resterà tale fino al XVIII secolo, il cimitero degli innocenti. Prima della chiusura voluta da Filippo Augusto, il cimitero degli innocenti è un luogo di vita che si fonde con i banchi del mercato circostante. I bambini giocano nelle pozze e le lavandaie lavano la biancheria. La morte si mescola alle incessanti attività di tutti i giorni. Le fosse comuni strabordano, contaminando il terreno, mentre al centro troneggia una bella fontana. Quella che era la Piazza degli Innocenti sorge quindi su uno dei più vecchi cimiteri di Parigi. Nel Medioevo tutti appaiono uguali al cospetto dell'ineluttabile destino. E i vivi e i morti sono raffigurati insieme nella festosa farandola della danza macabra. La violenza impera nelle strade malfamate del quartiere. La rue de la Grande Truanderie è noto regno dei malfattori. C'è una delinquenza tipicamente urbana, dovuta al fatto che, come tutte le grandi città del Medioevo, anche Parigi attira per le sue ricchezze. Le cifre sono impressionanti. Ogni notte si recuperavano, per così dire, una decina di cadaveri, che poi venivano esposti all'obitorio dello Châtelet. Sotto l'ombra minacciosa della fortezza del Grand Châtelet, la Rive Droite assiste a un notevole sviluppo. La Place de Grève, oggi nota come Place de l'Hôtel de la Ville, è il cuore commerciale di Parigi. Tra le botteghe e le vetrine degli orafi, le farmacie e i semplici commercianti, le merci non sono mai al sicuro da ladri e mendicanti. Nel quartiere di Champeaux, Filippo Augusto fa costruire due grandi spazi riservati a drappieri e tessitori. Il re organizza e regola il commercio della città allo scopo di controllarla. Compaiono i primi regolamenti,
che unificano e codificano le usanze di oltre 100 mestieri. Le corporazioni hanno avuto diversa importanza in base al periodo storico. Al tempo di Filippo Augusto, quella dei macellai, ad esempio, era molto conosciuta. Si era insediata presso lo Châtelet e la chiesa di riferimento era quella di Saint-Jacques de la Boucherie. La nuova borghesia di commercianti si concentra attorno alla parrocchia di Saint-Jacques. La costruzione ha inizio sotto Filippo Augusto e sarà completata nel XV secolo. A quel tempo i macellai erano una corporazione estremamente potente, al punto da condizionare pesantemente anche l'autorità reale, come per esempio durante una rivolta popolare capeggiata da uno di loro, Simon Le Coustelier, detto Caboche. Oggi non resta che il campanile di quella chiesa, l'attuale Tour Saint-Jacques, che troneggia al centro di una piazza. Al fine di favorire l'espansione della città, i borghesi mettono i loro averi a disposizione di Filippo Augusto e Parigi esce dall'ombra. Messer Thibault, avrete il compito di controllare i prevosti e i funzionari di Parigi, nonché di far pagare i borghesi fino al mio ritorno dalla crociata. Aveva organizzato le finanze del regno in modo che i suoi funzionari potessero recuperare le tasse dovute in provincia, ad esempio, e le portassero poi a Parigi. E così la Corte dei Conti, già attiva sotto i suoi predecessori, si afferma del tutto proprio sotto Filippo Augusto. L'esercizio contabile parigino dal 1202 al 203 riporta 197.000 lire di entrate contro 95.525 di spese, con un'eccedenza positiva di circa 100.000 lire. Messer Thibault, le casse sono piene. Pavimentate le vie Saint-Denis, Saint-Antoine, Saint-Honoré e Saint-Jacques. E con l'eccedenza costruite la fortezza del Louvre e terminate i bastioni per proteggere la mia amata città. Il apporto, dunque. Aveva concentrato la potenza finanziaria, nonché il potere amministrativo, intorno al Palais de la Cité, dove arrivava tutto il denaro riscosso nel regno. Sotto Filippo Augusto, le istituzioni giudiziarie e finanziarie sono ormai centralizzate a Parigi. Del Palais de la Cité non restano ormai che le torri, la Conciergerie e la Cour des Mets. Questa corte oggi è l'entrata principale del Palazzo di Giustizia, luogo storico del potere giudiziario che ha saputo mantenere la sua vocazione. Parigi era il simbolo della potenza dello Stato monarchico e a questo titolo bisognava proteggerla a tutti i costi. Filippo Augusto fa in modo di rendere più sicura la Rive Droite perché è il primo a capire e ad avere i mezzi sufficienti per attuare questo progetto, che il commercio va tutelato in quanto fonte di ricchezza e quindi di vita per una città. Parigi è esposta alle aggressioni esterne. Per rendere più sicura la sua capitale, Filippo Augusto fa costruire una cinta muraria di oltre 5 chilometri. La porzione più imponente di questa muraglia è ancora visibile nel quartiere del Marais, in Rue des Jardins Saint-Paul. Con i suoi merli, le sue porte fortificate e le sue torri circolari, Parigi assume l'aspetto di una roccaforte. La possente muraglia che la circonda accresce il prestigio della capitale, già in procinto di divenire la città più importante dell'Occidente. Disseminate per Parigi, le vestigia di questi bastioni sono tuttora riconoscibili qua e là per le strade. All'entrata ovest, un'imponente sentinella si erge sulla Senna, il Louvre. La fortezza del Louvre segnava il confine occidentale della città alla fine del XII secolo, periodo a cui risale la sua costruzione, e aveva lo scopo di difendere Parigi contro eventuali attacchi provenienti da ovest, e cioè dalla Normandia, che era in mano a Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra. La finalità della roccaforte del Louvre è quindi soprattutto militare e strategica. Con le sue due porte, di cui la principale che affaccia sulla Senna, e protetto da due imponenti torri gemelle, il Louvre sembra impenetrabile. Una fortezza temibile e austera che veglia su una città dall'urbanistica singolare. Le vie erano molto strette, le case molto più alte di quanto le immaginiamo, i ponti coperti di case.
Quindi i parigini hanno solo raramente l'occasione di avere una visione d'insieme della loro città. Conoscono la loro via, i dintorni delle loro strade, vedono uno scorcio di cielo, ma in sostanza vivono confinati. Nel 1163, nell'Île de la Cité, un nuovo cantiere farà sollevare definitivamente lo sguardo dei parigini verso l'alto. Maurice de Sully, vescovo di Parigi, ha in mente il progetto di un sontuoso vessillo dalle dimensioni smisurate, la cattedrale di Notre-Dame. Questa viene edificata sulle rovine di un'antica basilica carolingia. La chiesa servirà come luogo di culto durante parte dei lavori. Era la più grande chiesa di Parigi, e lo è ancora oggi. È stata un'opera che ha segnato molto le cronache dell'epoca. Ci sono testimonianze in cui si dice che, una volta terminata, Notre-Dame sarebbe stata la più grande mai eretta a nord delle Alpi dalla fine dell'Impero Romano. I lavori dureranno circa due secoli sotto lo sguardo meravigliato dei parigini. Giorno e notte, carpentieri e maestri d'opera si avvicendano sul cantiere per offrire alla Vergine Maria il più grande edificio mai realizzato. Ogni epoca offrirà a Notre Dame i suoi capolavori. Si assiste alla nascita e al perfezionamento dell'arte gotica. Mai nella storia un edificio ha suscitato tanta passione. Si susseguono prodezze tecniche e azzardi vertiginosi. A poco Notre Dame si trasforma in una sagoma ariosa, superba, con le braccia tese verso il cielo. Di fronte alla porta principale della cattedrale viene aperta la via Nuova Notre Dame, larga 6-7 metri, un vero e proprio viale per quell'epoca. Sul sagrato oggi non restano che le tracce dell'antica via, delle case e delle chiese originali. Questa piazza è diventata luogo di incontro, amato dai parigini e dai turisti di tutto il mondo. Nel timpano della nuova cattedrale il re e il vescovo sono raffigurati in ginocchio davanti al Cristo che veglia sulla città. La politica e la religione sono entrambe paladine della cristianità. Intanto un altro ordine, anch'esso impegnato nelle crociate in Terra Santa, stabilisce il suo quartiere a nord della città. L'ordine dei Templari, nato all'inizio del XII secolo, è legato alle crociate e deve il suo nome alla casa di Gerusalemme, sorta dove si credeva fosse l'antico tempio di Salomone. Sotto l'egida del Papa, i Templari beneficiavano di una totale autonomia. Questa nuova milizia di Cristo accompagnava il re nelle crociate. L'ordine dei Templari è un ordine militare che di fatto a Parigi ha realizzato una vera e propria fortezza. Del tempio e del suo territorio purtroppo oggi non resta nulla, a parte il nome del quartiere del tempio. I Templari erano anche noti banchieri. E a Parigi il re di Francia depositava il suo tesoro, o buona parte di esso, presso le loro casse. All'interno della recinzione, protetto dalla cinta muraria, si innalza un imponente torrione che conferisce all'edificio un aspetto minaccioso. Il Tempio è un vero e proprio stato dentro lo Stato, al centro di Parigi. Una capitale che sta per conoscere una nuova vita. Luigi IX è un re mistico, considerato dal suo popolo un fautore di miracoli. Verrà canonizzato dalla Chiesa Cattolica appena 30 anni dopo la sua morte. Il suo intento è rendere Parigi la capitale dell'Occidente cristiano. È un regno potente, ricco, militarmente importante, ingranditosi grazie all'opera di Filippo Augusto, ma qui però manca qualcosa che renda la dinastia capetingia più stabile. Ragion per cui Luigi IX si appoggia alla figura emblematica di Saint-Denis e al luogo in cui è sepolto. Il potere capetingio ruota essenzialmente intorno a tre luoghi. Parigi, dove generalmente vive il monarca, nonostante i suoi spostamenti, Reims, dove i re vengono incoronati,
e Saint-Denis, dove alla loro morte i sovrani vengono inumati, rito attraverso cui i monaci e gli abati non solo seppelliscono i re, ma onorano e fissano nel futuro la memoria della dinastia, che poi diverrà memoria popolare. Grazie a Luigi IX, la Basilica di Saint-Denis acquisisce uno stato privilegiato. Luigi il Santo ufficializza Saint-Denis come necropoli reale. Prima di lui, altri 16 re e regine vi erano già stati sepolti, ma di loro non c'erano raffigurazioni. Luigi IX fa recuperare i resti delle ossa dei sovrani che si trovano nella chiesa e li fa collocare in tombe su cui fa scolpire 16 statue distese, nell'intento di celebrare le dinastie dei Merovingi, Carolingi e Capetingi e mostrare la loro unità come re di Francia. Luigi il Santo riesce a legittimare il potere reale come se provenisse da un'unica stirpe. Una vera prodezza, visto che Clodoveo, Dagoberto e altri monarchi appartenevano a dinastie differenti. Intorno al 1240, Parigi acquisisce uno splendore senza precedenti. A quell'epoca Parigi era a tutti gli effetti la capitale del Regno di Francia. Era una città in fermento, anche perché era molto popolosa, con i suoi 200.000 abitanti, un numero davvero elevato che la rendeva una delle prime città d'Europa in termini di popolazione. Era una capitale politica e amministrativa che era stata rafforzata dal nonno di Luigi IX, Filippo Augusto, ma era anche un centro intellettuale molto vivace grazie alla presenza della Sorbona e allo sviluppo dei collegi dove insegnavano gli ordini mendicanti. Gli studenti si spostano progressivamente dal chiostro di Notre Dame verso la riva sinistra, lontano dal cuore di Parigi. All'inizio si stabiliscono nell'Île de la Cité, è vero, ma gli studenti, così come i professori, non sono facoltosi e scoprono che sulla riva sinistra gli affitti sono molto più bassi. Sui pendii del colle di Saint-Geneviève, gli studenti che si affollano per ascoltare i loro maestri sono sempre più numerosi. Da una posizione più elevata, questi insegnano teologia, medicina, arte, lettere e filosofia. Le facoltà e i collegi si moltiplicano, seguendo l'immagine della più celebre fra tutte, l'università fondata da Robert de Sorbonne, il confessore di Luigi il Santo. La Sorbona accoglie studenti di ogni ceto, i benestanti e i meno abbienti, tutti uniti dalla stessa sete di conoscenza. L'università deve il suo grande prestigio alle sue biblioteche e ai suoi maestri. Giungevano sempre più studenti, sia francesi che non, e questo non faceva che aumentare il prestigio della Francia. Non si pensi infatti che nel Medioevo ci si spostasse poco. In verità gli intellettuali viaggiavano molto, a piedi o con il mulo, impiegandoci il tempo che serviva. Comunque sia, ci si spostava, da Parigi a Varsavia, da Varsavia a Roma, da questa a Madrid. I professori costituivano una sorta di classe intellettuale nell'insieme della cristianità. E il re di Francia aveva chiaramente tutto l'interesse a conservare presso di sé, nella sua capitale, quella forza intellettuale che influenzerà in qualche modo tutta l'Europa a partire dal XIII secolo. Lo sviluppo dell'università trasforma Parigi in una capitale intellettuale degna dell'antica Atene. Sull'Île de la Cité, Notre Dame accoglie migliaia di pellegrini giunti dagli angoli più remoti di Francia ed Europa, venuti per pregare e ammirare questa cattedrale che squarcia il cielo e sfida la ragione. Dunque è evidente che l'Île de la Cité è il gioiello, il cuore della città, la prima cosa da vedere, e questa cattedrale spicca su tutto il resto, dominando per molto tempo il centro di Parigi. Da Denis a Geneviève, i santi patroni della città, Parigi è cresciuta nella fede cristiana. E fedele a questa eredità, Luigi IX tenterà un colpo politico che legittimi definitivamente il potere religioso della capitale.
L'imperatore di Gerusalemme, Baldovino II di Costantinopoli, si trovava in gravi difficoltà economiche. Per finanziare le sue campagne militari, aveva concesso in pegno uno dei suoi più grandi tesori, la corona di spine di Cristo alla Repubblica di Venezia. E quando propone al re di Francia di riscattarla, intorno al 1239, Luigi IX intuisce immediatamente il vantaggio politico e religioso che ne trarrebbe il regno di Francia, acquistando questa famosa reliquia. Con il riscatto della corona di spine, Luigi il Santo proclama la sua devozione a Cristo. Nel 1239, durante una solenne processione verso Notre Dame, il re dona a Parigi la reliquia della Passione. Si sostiene sia quella portata da Gesù nell'episodio della crocifissione. Tuttavia, le ambizioni di Luigi IX non si fermano qui. Vuole costruire un santuario riservato alla corona di spine. Un edificio che arriverà a competere con lo splendore di Notre Dame. Ispirato dagli imperatori cristiani d'Oriente, Luigi il Santo fa erigere uno smisurato santuario in vetro e pietra, la Sainte-Chapelle. Questa cappella è una sorta di reliquiario gigantesco. La cappella superiore in cui siamo è essa stessa glorificazione del prezioso tesoro che rappresentano le reliquie. Non ci vorranno che 7 anni per realizzare questa meraviglia del gotico radiante. Decisamente all'avanguardia, la Sainte-Chapelle influenzerà tutte le creazioni architettoniche dei secoli a venire. Ogni volta che entrano dentro questa cappella, i visitatori restano senza fiato, estasiati. E in effetti il messaggio è questo. Non siamo in un luogo comune, ma in un luogo divino, in uno spazio di dialogo mistico con Dio, direi ultraterreno. La Sainte-Chapelle sembra sfidare le leggi della fisica, grazie alle molteplici vetrate che formano delle pareti luminose. Ogni decorazione ricorda che è il re il capo temporale e spirituale del suo popolo. Parigi, assurta al rango di città santa, rivaleggia ora con la città dei papi, Avignone. Nel 1248 Luigi il Santo deposita nel cuore della Sainte-Chapelle la corona di spine, un chiodo e un frammento della vera croce. L'acquisizione della corona di spine farà dire al legato del Papa, quando nel 1248, alla fine dei lavori, giunge per consacrare la Sainte-Chapelle, che il re di Francia è ormai pari all'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. Ma al di là dell'aspetto pio di Luigi IX, il suo è chiaramente un atto politico, in quanto la corona di spine donerà alla Francia la garanzia della protezione divina. A quel tempo, chi possedeva una reliquia acquisiva un potere immenso. E Luigi il Santo eleva Parigi al rango di indiscussa capitale d'Europa. Nel 1346, la borghesia parigina è chiamata a pagare il riscatto di Giovanni il Buono, prigioniero degli inglesi. Ma i borghesi sono sempre più ostili all'autorità reale. Con lo sviluppo della potenza economica di Parigi, la borghesia, l'alta borghesia soprattutto, che ha ottenuto i maggiori vantaggi dallo sviluppo economico, inizia ad esercitare il suo potere e difendere i suoi interessi. Figlio di ricchi mercanti di stoffe parigini e capo della municipalità, Étienne Marcel si mette alla guida dell'opposizione. Si deve a Étienne Marcel l'istituzione di ciò che sarà l'attuale municipio e quindi la sede dell'amministrazione commerciale ed economica di Parigi nella Place de Grève, nota ora come Place de l'Hôtel de Ville, dove sorgeva la Maison aux Piliers, un edificio caratterizzato da una galleria di portici. Alla finestra della Maison aux Piliers, Étienne Marcel incita all'insurrezione e incoraggia i rivoltosi a eliminare i traditori del regno.
Etienne Marcel va e si appoggia al popolo di Parigi per marciare fino al palazzo del re. Lì fa assassinare i marescialli della Sarthe e della Normandia e occupa il palazzo. Padrone di Parigi, Etienne Marcel risparmia il giovane delfino per senso di giustizia e lo veste del suo copricapo. È possibile che Etienne Marcel si fosse fatto trasportare dal movimento popolare che rischiava di spazzare via tutto al suo passaggio e quindi ha agito con prudenza, proteggendo il delfino e donandogli il copricapo simbolo della rivolta con i colori della città di Parigi, il blu e il rosso. Ma evidentemente, agli occhi del reggente, quello era stato un affronto. Il futuro re di Francia si ritrovava praticamente in mano a uno dei rappresentanti della borghesia parigina. La città, per un breve momento, ha preso il sopravvento sull'autorità reale durante la rivolta di Etienne Marcel. Sì, il potere municipale si può dire che si sia affermato nell'istante stesso in cui il delfino ha lasciato Parigi. Accusato di voler consegnare la città al nemico inglese, Etienne Marcel perde l'appoggio del popolo parigino. Verrà assassinato nel 1358 alla Porta Saint-Antoine. Ancora oggi il municipio si trova dove sorgeva la Place de Grève e la Maison Opilier. Etienne Marcel è considerato il primo sindaco di Parigi. Ormai i monarchi non si fidano più di Parigi, capitale divenuta troppo ribelle. Sotto Carlo V viene costruita sulla riva destra una nuova cinta muraria che abbraccia un territorio molto più ampio di quello assicurato da Filippo Augusto. Siamo fra il 1360 e il 1380 e con queste nuove mura il Louvre perde la sua funzione di difesa perché si ritrova all'interno della città. Il Louvre acquisisce quindi la funzione di residenza reale. Le mura di Carlo V estendono le frontiere di una città che non cessa di espandersi. I parigini sono protetti da una cinta lunga due volte quella di Filippo Augusto. Numerose porte delimitano l'accesso alla città: Saint-Marcel, Saint-Jacques e Saint-Germain sulla riva sinistra, Saint-Honoré, Saint-Martin e Saint-Antoine sulla riva destra. A quel tempo c'era un importante ingresso ad est di Parigi, la Porta Saint-Antoine, che era una semplice porta fortificata da due torri. Durante la costruzione della città, il re decide di trasformarla in una vera e propria fortezza, che poi diventerà la famosa Bastiglia, in grado di accogliere un'intera guarnigione. La realizzazione della Bastiglia, in realtà, corrisponde essenzialmente a quello che rappresentava la costruzione del Louvre un secolo prima, vale a dire un avamposto contro gli invasori provenienti dall'est. La Bastiglia sorge presso la Porta Saint-Antoine, in prossimità del quartiere Saint-Paul, dove talvolta risiedono il re e la sua corte. Durante una rivolta popolare, la folla tenta di impadronirsi della Bastiglia. Carlo V si fida sempre meno dei parigini. La fortezza diventa così di uso esclusivo del re, che può sfruttarla per fuggire da Parigi in caso di pericolo. Attraverso la Bastiglia, il re poteva lasciare in tutta sicurezza Parigi e raggiungere da lì l'altra grande residenza che Carlo V aveva fatto costruire a Vincennes. Un castello capace di sopportare l'assalto del popolo in rivolta o addirittura di un'armata nemica. Vincennes è in primo luogo una tenuta dove il re può soggiornare lontano dai tumulti parigini, nei pressi di un bosco dove può rilassarsi e andare a caccia. Sotto Carlo V, Vincennes assume l'aspetto di una roccaforte, con il suo torrione monumentale e le sue estese mura. È stato indubbiamente Carlo V a investire su Vincennes, rendendola una vera e propria residenza reale. Carlo V era un re dalla salute cagionevole, quindi traeva beneficio dall'area del luogo. E inoltre, non sentendosi più al sicuro al Louvre, desiderava far costruire questo mastio per difendersi e poterci vivere. Carlo V
Carlo V fa erigere un secondo muro di cinta intorno al castello, lungo oltre un chilometro, inframmezzato da 9 torri. L'ambizione del re è senza limiti. Successivamente seguirà la sua vocazione di re costruttore, facendo realizzare le mura intorno al mastio e fondando la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle di Vincennes riproduce il modello liturgico e architettonico di quella parigina, iscrivendosi nella continuità della dinastia capetingia. Malgrado questi pregevoli sviluppi, tuttavia Parigi esce profondamente dissestata dal Medioevo. Capitale senza re, la città sprofonda nell'anarchia. Armagnacchi e borgognoni si dilaniano a vicenda. Parigi viene occupata per oltre 15 anni dagli inglesi. Nel 1429 i borghesi rifiutano l'aiuto di Giovanna d'Arco, la Pulcella d'Orléans. La cacciano fuori dalle mura della città. Sempre più scossa nelle sue fondamenta, la capitale dovrà reinventarsi e intraprendere la via della rinascita. L'ascesa al trono di Francesco I nel 1515 non segna una svolta immediata. Bisognerà attendere qualche anno prima che il re decida di trasferirsi a Parigi e di renderla città simbolo della sua potenza. Con l'avvento di Francesco I, il principe del Rinascimento, la monarchia riprende il controllo della capitale ribelle. La Maison Opilier, sede del municipio parigino dopo Étienne Marcel, è ormai vetusta e indegna del prestigio della città. Francesco I, per rimarcare l'autorità reale sulla capitale, ordina la costruzione del maestoso Hôtel de Ville. Questo imponente edificio è il primo palazzo in stile rinascimentale eretto a Parigi. Il re decide di trasferirsi nella capitale. Ma manca una reggia moderna degna di un sovrano. Quando Francesco I sale al potere nel 1515, il Louvre è ancora un vecchio castello medievale, una fortezza del tutto inadatta alla vita di corte come ormai viene concepita. Quindi, fra il 1520 e il 30, viene abbattuto l'enorme mastio che era al centro della corte e vengono avviate delle modifiche, quali l'ampliamento delle finestre e la decorazione degli appartamenti reali. Parigi diviene il centro del potere reale. Vede la nascita di un commercio di lusso, dedito a soddisfare le necessità della corte, impegnata in una gara d'eleganza. Principi di tutta Europa vengono a Parigi per acquistare abiti di alta sartoria e gioielli. La reputazione di Parigi come capitale del lusso nasce proprio tra la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento, una vocazione che saprà conservare nei secoli. L'elegante corte ha bisogno di mostrare la sua raffinatezza e quindi Parigi diventa gradualmente luogo di prestigio per ebanisti e ogni genere di decoratori d'interni, così come culla della moda, è ovvio, anche se sfortunatamente a noi sono giunte solo poche tracce. La città ritrova la prosperità perduta dopo 100 anni di guerra continua. Ogni anno, per la Fiera di Saint-Germain, mercanti di tutta Europa inondano la capitale con i loro prodotti e le loro creazioni. Nel XVI secolo, Parigi richiama gente da ogni luogo, dalle campagne, dai borghi vicini, dal nord della Francia, nonché dall'estero. Commercianti che vengono da molto lontano, gioiellieri, orafi, stampatori che giungono dalla Germania. Attira studenti, professori e collegiali che frequentano le scuole della riva sinistra e l'università. Parigi è ormai una città aperta ai grandi movimenti. Dopo la prima Bibbia stampata da Gutenberg nel 1455, pergamenisti, copisti, scrittori e miniatori concorrono al prestigio delle biblioteche parigine, tanto sulla riva sinistra che nell'Île de la Cité. La stampa gioca un ruolo essenziale nell'attività culturale parigina dopo il 1470, quando vengono installate le prime presse alla Sorbona. Favorisce la diffusione delle idee e degli autori. Vengono così stampate opere dell'antichità che tanto affascinano i circoli culturali, a fianco di autori che diffondono nuovi pensieri.
Fra queste nuove idee si diffonde a Parigi il protestantesimo, propugnato da Lutero. I protestanti si radunano a migliaia per intonare i loro cantici al Pré-au-Clair e nel sobborgo di Saint-Germain. Questi raduni sono occasione di violenti scontri. Tali preghiere alimentano l'odio dei cattolici. Il potere reale tenta di impedire queste assemblee. A partire dal 1520, nella Place de Grève o sulla riva sinistra, in Place Maubert, saranno disposte delle esecuzioni che si rivelano vere e proprie manifestazioni del riaffermato potere reale e della Chiesa riunificata. Tuttavia le condanne non sortiscono l'effetto sperato, suscitando invece ispirazione negli spettatori, i quali, di fronte alla costanza e l'eroismo di gente pronta a morire per le proprie idee e la propria fede, si convincono dell'autenticità del messaggio riformato. La repressione dei protestanti fallisce. Il potere adotta una nuova strategia. Dal Palazzo del Louvre, Caterina de' Medici tenta una riconciliazione fra cattolici e protestanti. Nell'agosto del 1572 dà in sposa sua figlia, la regina Margot, a un principe protestante, il futuro Enrico IV. Ma il 22 agosto l'ammiraglio de Coligny, vicino alla regina madre e recentemente convertito al protestantesimo, è vittima di un attentato dal quale uscirà ferito. È un colpo di cannone ai lavori di pacificazione della regina e si può immaginare il panico della corte di Francia il 22 agosto 1572, quando centinaia di uomini armati protestanti, venuti a Parigi per assistere al matrimonio del loro capo con la giovane regina di Navarra, reclamano giustizia. Come reazione, la regina madre riesce a convincere suo figlio, re Carlo IX, a organizzare un complotto contro i capi protestanti. La regina sa di avere il popolo dalla sua parte, giocherà l'effetto sorpresa, farà quanto prima la sua mossa a Parigi. Il 24 agosto 1572, verso le 3 del mattino, la campana della chiesa di Saint-Germain-l'Auxerrois dà il segnale. La folla si impadronisce della città. Il Louvre è teatro di un massacro impietoso. Nei corridoi del Palazzo Reale, negli appartamenti e nelle strade, l'élite della nobiltà protestante e i piccoli borghesi calvinisti vengono eliminati. Senza pietà, i parigini regolano i loro conti. Si può immaginare la milizia parigina che prende le armi, formata da decine di migliaia di uomini. Borghesi con armi, spade e archibugi che scendono in strada ben preparati e organizzati a seguito di tante guerre e che si lanciano a caccia di protestanti. Uccideranno uomini, donne, anziani e bambini. La Senna si tingerà di rosso e le strade saranno cosparse di sangue. L'ammiraglio de Coligny viene assassinato e gettato dalla finestra. Decapitato, il suo corpo viene consegnato alla vendetta popolare. Allo spuntare del giorno, niente e nessuno può fermare il massacro. Gli eretici vengono perseguitati e i membri del Parlamento sgozzati. Nel quartiere latino, professori, studenti, librai, stampatori vengono uccisi senza pietà. Si dà la caccia a uomini, donne e bambini in tutta la capitale. Il corpo dell'ammiraglio de Coligny, appeso per i piedi, viene esibito per diversi giorni alla forca di Montfaucon. Quando il tumulto si placa, si conteranno tra le 5.000 e le 10.000 vittime. La notte di San Bartolomeo segna un colpo d'arresto fatale all'espansione del protestantesimo in Francia. Parigi desidera rinascere dalle sue ceneri. Capitale in rovina e affamata da un lungo assedio, Parigi si consegna a Enrico IV senza combattere. La città ritrova così il pane, la pace e un re.
Parigi val bene una messa, avrebbe detto il nuovo monarca appena convertito. L'arrivo di Enrico IV a Parigi nel marzo 1594 è un evento fondamentale nella storia della capitale che sarà celebrato e festeggiato anche in futuro perché segna il momento della riconciliazione tra il re e la città. Quindi Parigi si arrende e accoglie il re con letizia. Enrico IV si reca a Notre Dame per ringraziare Dio di questa vittoria e il popolo assiste nelle strade e alle finestre all'atteso arrivo di questo sovrano che finalmente ristabilirà la pace e l'ordine dopo tanti anni di guerra civile. Dopo molti decenni di avversità, si va delineando una nuova capitale, che celebra nelle sue architetture monumentali i trionfi e la grandezza dei primi Borboni. La capitale dovrà essere sublime per affermare l'autorità assoluta dei suoi sovrani. Per questo motivo i Borboni hanno costruito a Parigi diversi palazzi ed edifici pubblici. Hanno voluto trasformare Parigi in una seconda Roma, emulando in un certo senso la Roma dei papi, della Rinascimento e dell'epoca barocca, e anche quella degli imperatori romani. I lavori di Enrico IV danno avvio allo spostamento del centro di Parigi verso la zona ovest. Nel Louvre, dove il re stabilisce i suoi quartieri, Enrico IV fa costruire la Grande Galleria, un'ala gigantesca che fiancheggia la Senna. Con questa grande galleria si profila ciò che più avanti verrà definito come il grande disegno, e cioè il progetto di collegare il Louvre alle Tuileries e di fare del palazzo uno dei più grandi al mondo. Il grande disegno prevede anche il rifacimento del cortile quadrato. I grandi lavori di Enrico IV hanno sortito effetti molto contrastanti. Il più apprezzato sia dai parigini che dagli stranieri in visita a Parigi è il Ponte Nuovo. Nei piccoli quadri che venivano dipinti in serie per gli stranieri, l'equivalente delle nostre cartoline postali, veniva ritratta sempre la vista sulla Senna con il Louvre e il Pont Neuf. Senza case e urlato da ampi marciapiedi, il Ponte Nuovo è il primo ponte moderno della capitale. Grazie alle botteghe sorte nelle sue mezzelune sporgenti, viene invaso da acrobati, ambulanti e banchi di libri usati. Diventa così una delle mete preferite per le passeggiate dei parigini. Ai piedi del ponte, la piazza del Vert Galant, soprannome di Enrico IV, è il centro libertino nel cuore della capitale. Parigi sostiene la sua reputazione licenziosa, confermandosi città dove ogni avventura è possibile. All'estremità ovest del Ponte Nuovo, Enrico IV termina la costruzione dell'opera della Samaritana, oggi scomparsa. Una pompa d'acqua che per ben due secoli ha approvvigionato gli edifici del re e i quartieri centrali della città. Amato dai parigini, Enrico IV inaugura il cantiere di Place Dauphine per dar respiro agli abitanti della capitale. Suo figlio Luigi XIII criticherà il suo stile periferico e urbano, terminando invece una nuova piazza reale nella zona est di Parigi, chiamata più tardi Place des Vosges. La piazza reale ha avuto un impatto limitato. È un luogo di passeggio riservato alle classi agiate, che ora abitano nel Marais, diventato un quartiere alla moda. Però al di là di qualche luogo privilegiato, Parigi resta una città densamente popolata dove la criminalità regna sovrana. Parigi resta una città medievale, con strade per lo più strette, come nel caso della famosa Rue de la Ferronnerie, dove Enrico IV venne assassinato da Ravaillac a causa di un ingorgo in cui resta coinvolta la sua carrozza. Oggi strada pedonale, la Rue de la Ferronnerie si trova vicino alla Piazza degli Innocenti, nel quartiere des Halles. Se Luigi XIII non si interessa veramente della capitale, il suo primo ministro, il cardinale de Richelieu, fa costruire un palazzo che adorna di un sontuoso giardino.
Il palazzo cardinale diventa reale quando il giovane Luigi XIV vi si trasferisce nel 1648. In quegli anni i parigini sono vessati da epidemie, carestie e pesanti tassazioni dovute a una guerra interminabile contro la Spagna. E si rivoltano ancora una volta contro l'assolutismo regio. Nasce la Fronda. La Fronda è la rivolta dell'amministrazione di Parigi contro il potere reale. Lotta che fa affidamento, proprio come ai tempi di Étienne Marcel, sul popolo, che viene fatto marciare fino al Palazzo Reale, dove all'epoca vivevano Anna d'Austria e il giovane figlio Luigi XIV. La rivolta è insieme parlamentare, aristocratica e popolare. Vengono innalzate barricate nell'Île de la Cité, nel quartiere des Halles e nel sobborgo Saint-Germain. Gli scontri infuriano alla porta Saint-Antoine. In posizione di svantaggio, la reggente deve mostrare tutte le sere il giovane delfino Luigi XIV alla finestra del palazzo per calmare gli ardori del popolo parigino, finché non è costretta a fuggire e a rifugiarsi nel castello di Saint-Germain-en-Laye. Parigi perde il suo re. Si è detto, in conseguenza di tali fatti, che il re detestasse la capitale, ma non è esatto, altrimenti Parigi non sarebbe di certo il gioiello che è oggi, con tutte le grandi costruzioni stile Luigi XIV. No, direi piuttosto che diffida di Parigi e ritiene di essere più al sicuro a Versailles. Anche se il giovane re torna trionfalmente a Parigi nel 1652, la corte vivrà a Versailles, dove si dà il via a grandiosi lavori. Nel 1671, Luigi XIV trascorre alle Tuileries la sua ultima notte. D'ora in poi si troverà a Parigi solo di passaggio. È una rottura affettiva la sua, più che il segno di una mancanza di interesse. Al contrario, Luigi XIV resta dell'idea di fare di Parigi una nuova Roma, una capitale capace di eclissare tutte le altre grandi città d'Europa. Ah, la capitale mi ispira un'emulazione feconda e costante, a erigere monumenti. Ho in mente di dar vita a una nuova Roma. Monsieur Blondel, voi erigerete un arco per il mio trionfo, alla Porte Saint-Denis. Aria, aria! Che si aprano larghe strade a nord. Parigi avrà pure il diritto di respirare. Monsieur Louvois, al posto dell'Hotel Vendôme, voglio che si possa accedere a una vasta piazza, il cui nome sarà ovviamente Piazza Luigi il Grande. Monsieur Desjardins, a voi l'onore di scolpirmi con la nazione ai miei piedi. Erigerete la statua nel centro della Piazza delle Vittorie. Mi dicono che numerosi soldati della guerra dei Trent'anni sono rimasti invalidi. Per loro costruiremo un Hotel des Invalides sulla Plaine de Grenelle. Ammirata per i suoi artisti che trionfano all'Accademia francese, invidiata per le sue passeggiate all'ombra dei viali alberati e adornati da archi di trionfo, la Parigi di Luigi XIV è degna delle aspirazioni del Re Sole. Vengono realizzate le piazze reali, la circolare Piazza delle Vittorie, che sarà inaugurata nel 1686, secondo il progetto di Arnaud Mansart. E poi, fra il 1685 e il 1691, la Piazza delle Conquiste. La Piazza delle Conquiste prenderà il nome di Piazza Luigi il Grande, per poi diventare Place Vendôme. Luigi XIV forgia la città a sua immagine. I grandi monumenti costruiti da Luigi XIV a Parigi sono molto sovente monumenti dei suoi ministri. Le piazze reali, ad esempio, sono volute da Louvois, gli archi di trionfo invece da Colbert. Il vero monumento di Luigi XIV è l'Hôtel Royal des Invalides. Luigi XIV non andrà che una ventina di volte nella capitale durante i 60 anni del suo regno. Ma a ogni visita andrà a controllare l'avanzamento dei lavori dell'ospedale. Intraprendendo questo enorme cantiere sulla piana di Grenelle, il Re Sole vuole riabilitare l'immagine del suo esercito e anche la sua agli occhi dei suoi soldati.
La cupola della Chapelle Royale domina la capitale a più di 100 metri di altezza. I sogni di grandezza del re sono senza limiti. Tuttavia, il prestigio della Ville Lumière sarà presto sconvolto dalla collera del suo popolo, che nell'ombra cova contro l'assolutismo.